Parigi 1482, le tragedie di un amore, narra la storia di Quasimodo il Gobbo e del suo amore tanto impossibile quanto fragile per Esmeralda, una bella gitana. Quasimodo, costretto dalla sua deformità a guardare il mondo dall'alto di una torre, un giorno si innamora perdutamente di Esmeralda, che vede ballare e cantare sulla piazza davanti alla cattedrale. Ma Esmeralda è innamorata di Febo, il bel capitano delle guardie del re. Ma Febo è fidanzato di Fiordaliso, una ricca e giovane borghese. Ma la bellezza esotica e sensuale della gitana non lascia indifferente l'uomo, che da subito se ne invaghisce. Anche Froll, l'arcidiacono della cattedrale, è segretamente attratto alla gitana e fa seguire i due amanti. Questa processione avanzava portandosi dietro quanti marioli, ladri disoccupati, vagabondi disponibili erano a Parigi. Avanti a tutti veniva l'Egitto e dietro a loro zingari e zingari alla rinfusa con i loro bambini urlanti alle spalle, tutti ricoperti di stracci e orpelli. Veniva poi il reame dell'Argot, ossia tutti i ladri di Francia disposti per ordine secondo il loro titolo. Dal minore al maggiore. Sfilavano gli storpi, gli zoppi, i monchi e poi venivano i falsi pellegrini, i falsi epilettici che sputavano schiuma tenendo di nascosto il sapone in bocca. I tagliaborse, i piccoli mendicanti, i falsi mutilati di guerra, i mendicanti bambini, i falsi lebbrosi. Un elenco da far sudare un reame. Al centro della confraternita i folli trascinavano una portantina e su quel seggio risplendeva con tanto di pastorale, cappa e mitria il nuovo papa dei folli, il campanaro di Notre Dame, Quasimodo il Gobbo. Era la prima volta che il suo amor proprio esultava. Fino a quel giorno non aveva conosciuto che l'umiliazione, il disprezzo per le sue condizioni, il disprezzo per la propria persona. Ma adesso assaporava davvero papa le acclamazioni di quella folla, una accozzaglia di matti paralitici, ladri e pezzenti. Ma che gliene importava? Era pur sempre un popolo e lui il sovrano. La canzone della zingara aveva turbato i pensieri di tutti i destanti. La sua voce era come la sua danza. La sua bellezza era indefinibile, era squisita. Era qualcosa di puro, di sonoro, di aereo. Quasi, quasi di alato. Era un continuo sbocciare di melodie. E di cadenze incomprese. E poi... di frasi semplici, costellate di note acutissime e sibilanti. E sbalzi di gamba da scoraggiare un usignolo, ma dove l'armonia non si perdeva mai. Poi l'ondulazione di ottave che si sollevavano e si abbassavano come il seno della giovane cantatrice. Il suo bel volto seguiva con straordinaria nobiltà tutti i capricci della canzone. Dalla più scapigliata ispirazione alla più casta dignitosità. Sembrava ora una pazza, ora una regina. Tratto da Notre Dame de Paris. La Raneri Service, in collaborazione con Mivas, presentano Parigi 1482, le tragedie di un amore.
regia di Michela Mascali. Domenica 16 aprile 2023, unica data, alle 18:30 presso il Teatro Cielo d'Alca. Per info e prenotazioni 339-8249-046. Affrettatevi, prezzo unico per grandi e piccini, 6 euro. Non fatevelo raccontare.